L'onorevole Enzo Amici interpella il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sul progetto di realizzazione a Predosa di un nuovo casello dell'autostrada A26. L'iter potrebbe essere completato nel giro di un anno. L'alessandrina Cinzia Lumiera nel Consiglio Nazionale dell'ANCI. La scorsa settimana era stata eletta nel direttivo regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. In corso ad Alessandria le prenotazioni delle clementine antiviolenza. È possibile rivolgersi alla sede di Confagricoltura in via Trotti. È guerra a Valenza per chi getta per terra i rifiuti. L'amministrazione comunale intende infatti inasprire le sanzioni. Il tutto all'interno di un progetto per la valorizzazione ambientale della città. Ben ritrovati con la nostra informazione, è l'onorevole di Casale Monferrato Enzo Amici a tornare sul progetto di realizzazione a Predosa di un nuovo casello sull'autostrada 26 fra Ovada e Alessandria Sud. Lo fa con un'interpellanza al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dove chiede appunto lo stato di avanzamento dell'iter che, spiega Amici in una nota, potrebbe essere completato in un anno, escludendo il tempo necessario per il processo progettuale di approvazione. Oggi, prosegue l'onorevole di Fratelli d'Italia, in commissione 8a Ambiente ho ricevuto risposta dal Ministero interpellato che, riconoscendo la necessità a suo tempo segnalata dalla provincia di Alessandria, ha chiesto alla società concessionaria Autostrade per l'Italia un'analisi tecnico-economica di questa proposta. A marzo la società ha inviato un'analisi di fattibilità, ipotizzando uno svincolo a trombetta con annesso piazzale di stazione e breve raccordo alla viabilità esterna di rango provinciale. L'analisi prevede un volume medio di traffico quotidiano di circa 5.400 veicoli durante il periodo invernale, di cui il 31% costituito da mezzi pesanti. A Roma si sta valutando l'inserimento di questo intervento nella prossima proposta di aggiornamento del piano economico-finanziario con Autostrade per l'Italia. Ultima pagina, importante incarico per Cinzia Lumiera, consigliere del Comune di Alessandria della Lega, che durante i lavori del Consiglio Nazionale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che si è svolto ieri a Torino, è stata eletta nel Consiglio. Elezione che segue quella di alcune settimane fa, che ha visto l'ex assessore al bilancio della Giunta Cuttica entrare a far parte del direttivo regionale di ANCI Piemonte. Un doppio incarico che mi lusinga, ha commentato la Lumiera, ma di cui avverto anche forte la responsabilità. In un momento estremamente delicato per il futuro degli enti locali, rappresentare la comunità alessandrina in due importanti organismi dell'ANCI significa poter portare la voce del territorio a livello regionale e nazionale. Peraltro, oltre a ricoprire attualmente il ruolo di consigliere comunale ad Alessandria, anche la mia attività professionale, ha detto, si svolge all'interno di un comune e questo significa che la mia visione delle problematiche di un ente locale è davvero a 360 gradi. Lo ritengo un vantaggio che cercherò di trasformare in opportunità per la nostra comunità. È stata la terza giornata della ricerca sanitaria in Piemonte, svoltasi questa mattina in ospedale ad Alessandria, ad inaugurare la settimana della ricerca, che ha lo scopo di fare il punto sulle attività scientifiche portate avanti a livello regionale dalle 19 aziende sanitarie. Durante l'evento, promosso dal DAIRI, è stato presentato il Registro regionale della ricerca clinica, il primo censimento che indica la raccolta di studi clinici oltre 500 in Piemonte. Un momento di confronto durante il quale si è fatto il punto sui numeri legati alle attività di ricerca delle 19 aziende sanitarie regionali piemontesi. Spiccano i 900 nuovi studi clinici autorizzati nel 2023, che raggiungono ora quota 3.670. E un altrettanto significativo spunto per pianificare quanto seminato nei primi 3 anni di rete sotto l'ala del DAIRI-R, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione Regionale,
punto di riferimento per il coordinamento e la facilitazione delle attività in tutto il contesto piemontese diretto da Antonio Maconi. È stato questo il filo conduttore della terza giornata di ricerca sanitaria in Piemonte, svoltasi nel salone di rappresentanza dell'azienda ospedaliera universitaria di Alessandria. È sicuramente una scommessa questa da parte della Regione che ha affidato la guida al settore programmazione della direzione sanità e ha incardinato questo tipo di attività all'interno di Azienda Zero, significativa. Recentemente, fra l'altro, abbiamo avuto un incontro in Bocconi, un meeting con le altre realtà regionali e credo di tutta l'Italia, credo che il sistema che abbiamo individuato noi, in cui si cerca sostanzialmente di coordinare, di facilitare rispettando l'autonomia di tutti, sia un sistema vincente. Lei tiene in particolare all'organizzazione chiaramente di tutto questo modello, ma anche ad un percorso dedicato, quello dello studio e della ricerca per le malattie rare. Parliamo di mesotelioma, parliamo di un'altra importante scommessa in questo senso. Ma senza dubbio bisogna scindere il livello regionale da quello locale. A livello locale è innegabile che tutto il percorso, questo ben più datato, è iniziato legato alla grande problematica, tragedia, permettetemi, di Casale Monferrato e grazie al grande impegno, bisogna riconoscerlo, di tutto il mondo provinciale che ha sostenuto questo percorso, abbiamo potuto creare delle infrastrutture e delle strutture cliniche dedicate estremamente significative. In collegamento l'assessore piemontese alla sanità Federico Riboldi, il quale ha ribadito l'impegno della regione in termini di assunzione di personale, 2.000 programmate sul 2025 e 4 milioni e mezzo di euro da investire in opere pubbliche sanitarie. Novità del giorno poi la presentazione del registro regionale della ricerca clinica. Sicuramente questo è uno strumento importantissimo che per la prima volta è stato realizzato nella regione Piemonte perché raccoglie tutte quelle che sono le nuove opportunità terapeutiche e sperimentali per i pazienti, quindi uno strumento utile sia agli addetti ai lavori che possono indirizzare ovviamente i pazienti nei vari centri a livello piemontese e sia per i pazienti che possono effettivamente conoscere quelle che sono le attività di ricerca sul territorio piemontese. Torna quest'anno a Natale un regalo per tutti. L'iniziativa solidale promossa da Caritas Alessandria, Comunità di Sant'Egidio, Comunità di San Benedetto al Porto, Fondazione Opere di Giustizia e Carità. Una campagna di raccolta doni in vista del pranzo natalizio organizzato dalla Diocesi di Alessandria nella giornata di domenica 22 dicembre in casa di quartiere. Per l'occasione le realtà coinvolte fanno appello direttamente alla generosità degli alessandrini. A partire da martedì prossimo, fino al 19 dicembre, spiegano gli operatori di Caritas e Sant'Egidio, ogni martedì e giovedì dalle 17:30 alle 20, nella sala mensa della Caritas in via delle Orfanelle, i nostri volontari accoglieranno coloro che con un piccolo gesto di altruismo avranno la possibilità di rendere speciale il Natale di chi si trova in difficoltà economiche. Al termine del pranzo, ogni invitato riceverà un regalo. Chiediamo alle persone, dicono gli organizzatori, che intendono aderire all'iniziativa, di donare esclusivamente prodotti appena acquistati. Non distribuiremo merce usata perché in un giorno così importante vorremmo regalare ai nostri ospiti qualcosa che non sia già stato utilizzato, come invece capita spesso durante il resto dell'anno. E quindi allora spazio alla fantasia. L'anno scorso, attraverso la campagna delle clementine antiviolenza, ad Alessandria Confagricoltura ha donato al centro Medea un contributo di 4.477 euro. In questi giorni si rinnova l'impegno dell'associazione agricola che, tramite le referenti di Confagricoltura Donna, invita la popolazione ad un gesto di solidarietà concreto che ha lo scopo di fare rete contro la violenza di genere.
Tornano anche quest'anno le clementine benefiche di Confagricoltura Donna a sostegno dei centri antiviolenza. Un'iniziativa nazionale sposata pure da Confagricoltura Donna Piemonte e Alessandria, che in collaborazione con Soroptimis International, Fidapa Italy e Confagricoltura Alessandria destineranno il ricavato delle offerte di questo simbolo dell'antiviolenza di genere all'operato del centro Medea. Certo, anche quest'anno si ripete questo appuntamento meraviglioso che è finalizzato a raccogliere risorse da donare ai centri antiviolenza. Un appuntamento importante, solidale, in ricordo di un fatto che purtroppo ancora una volta segna con un nome l'ennesimo femminicidio, tanti anni fa. Sì, tanti anni fa, proprio in un agrumeto di clementine di Corigliano Calabro, è stata uccisa e bruciata viva una ragazza di 19 anni, Fabiana Luzzi, e in ricordo di questa ragazza è iniziata in Confagricoltura Donna Nazionale, questa campagna di distribuzione delle clementine per aiutare i centri antiviolenza di tutta Italia. Ad Alessandria, facciamo questa raccolta per aiutare Medea. E la facciamo, per il sesto anno, quest'anno non ci siamo fermati neanche quando c'è stato il Covid. L'iniziativa solidale è inserita nell'ambito delle manifestazioni per la giornata internazionale contro la violenza alle donne. Sono aperte le prenotazioni presso la sede di Confagricoltura Alessandria, che è possibile contattare anche telefonicamente allo 0131 43 151. Direttore, eccole le clementine antiviolenza fra le sue mani, che bello poter dire che ci si allarga, nel senso che ne arrivano tantissime, il contributo è cospicuo e anche le piazze sono di più quelle di quest'anno. Sì, abbiamo più piazze rispetto al passato, sono pressoché raddoppiate. Abbiamo la piazza di Novi, la piazza di Tortona, oltre a quelle tradizionali di Alessandria e d'Acqui. E anche i produttori che donano le clementine sono raddoppiati, e quindi grande segno di sensibilità da parte della Regione Calabria da cui è partito tutto. Fisicamente è possibile trovare le clementine solidali sabato ad Acqui Terme, in Corso Italia, Piazzetta Expretura, domenica a Tortona, alla Cittadella dello Sport, in occasione della partita di basket di Serie A1 femminile, e lunedì prossimo a Novi Ligure, in Piazza delle Piane. A 45 anni dall'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, che si occupò del fallimento della banca privata italiana alla fine degli anni 70 e che fu ucciso da un sicario assoldato da Michele Sindona, l'Università di Alessandria lo ricorda insieme al figlio Umberto, il servizio di Cristiana Zanetto. Etica, diritto, giustizia sono state le parole chiave ieri all'Università di Alessandria per la commemorazione dei 45 anni dell'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, nominato nel 74 commissario liquidatore della banca privata italiana, un istituto condotto al dissesto poi dal banchiere siciliano Michele Sindona, lo stesso Sindona che appunto commissionò l'omicidio di Ambrosoli. Tra gli ospiti alla giornata dedicata anche alla formazione degli avvocati, Edmondo Bruti Liberati, ex capo della Procura di Milano, ed il figlio di Giorgio Ambrosoli, Umberto. Un ricordo di suo padre. Vicino al cuore tengo tanti momenti con papà, tante situazioni però anche pubbliche di ricordo che sono state fatte dalla sua testimonianza di vita, come quella che viene fatta oggi qui nella scuola a lui dedicata di formazione forense. Tra gli avvocati c'è una ragione particolare per ricordare la sua figura, così come c'è per quella per ricordare la figura di Fulvio Croce. Sono testimoni della possibilità di essere liberi e di essere responsabili, che sono due situazioni che o vanno congiuntamente o non vanno. Il nostro obiettivo fondamentale è non solo ricordare la figura e commemorare il sacrificio, ma ripercorrere proprio gli eventi che hanno condotto al suo assassinio e capire fino in fondo il significato e tutto il contenuto della sua attività in quei 5 anni terribili in cui ha dovuto affrontare difficoltà insormontabili, sapendo già e prefigurando qual era la sua probabile fine. Quindi è un esempio per tutti di coerenza, di etica, di coraggio anche nei comportamenti quotidiani. Che cosa si potrà dire ai giovani, ai meno giovani avvocati, quando si fa riferimento ad Ambrosoli e si pensa a quella famosa frase di Giulio Andreotti che disse: beh, un po' se l'è cercata. Non se l'è cercata, lui sapeva prima ancora di assumere l'incarico qual era il problema, ma nella famosa lettera che scrive alla moglie dice di aver colto l'occasione per fare qualcosa di utile al suo paese. Dice: a 40 anni faccio politica non per i partiti ma per lo Stato.
A Valenza l'amministrazione comunale interviene sulla raccolta dei rifiuti con tre nuovi progetti che interessano anche chi non si cura della città da un punto di vista ambientale. Katy Porceddu. Il comune di Valenza dichiara guerra all'abbandono selvaggio dei rifiuti per strada e richiama la cittadinanza ad una raccolta consapevole. Da una settimana è già operativa una nuova spazzatrice acquistata da MV, l'azienda municipale di igiene ambientale, una macchina che va a incrementare il parco mezzi con una potenza di pulizia superiore alle altre due già in dotazione. Nel progetto dell'amministrazione poi anche l'acquisto di 120 nuovi cassonetti che andranno a sostituire quelli vecchi o danneggiati, e una modifica del regolamento sanzionatorio per chi abbandona o butta per terra rifiuti, che se pizzicato dovrà pagare multe più salate di quelle odierne. Siamo gli ultimi dalla provincia di questo consorzio. Niente, allora adesso parto con un'azione che a dicembre, dove sensibilizzare veramente gli abitanti di Valenza, cercando di far rendere conto a loro che migliorare la differenziata migliora anche il loro portafoglio, perché se no tutto aumenta. Il cambio di passo è stato reso necessario da delle problematiche e contingenze che sono sopraggiunte negli altri anni. Non è una critica o una mancanza di lavoro dell'amministratore precedente, ma è semplicemente la necessità di andare avanti su delle azioni che si sono rese necessarie. Una su tutte, avete visto la spazzatrice nuova, grossa, quella più grossa per svolgere un lavoro più puntuale, veloce e maggiore rispetto a prima. In questi mesi, entro Natale, porteremo avanti tre step che l'amministratore, dottor D'Arico, ha evidenziato, cioè uno spazzamento puntuale con degli operatori e una macchina dedicata, spazzamento proprio detto in parole povere, con la scopa, due operatori in strada con la scopa, una forte campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata che verrà fatta e partirà nei prossimi giorni e, come ho detto prima, l'acquisto di una macchina ben più grossa. Ecco, ma soprattutto si andrà a mettere un po' a forzare un po' la mano contro chi non rispetta la raccolta differenziata. Sì, questo è necessario, abbiamo una percentuale minima data anche da degli abbandoni e dei rifiuti lasciati per strada, perché anche questo vale a dire, e per ancora opera di alcuni miei concittadini che non si indirizzano verso quella strada. Quindi una sensibilizzazione maggiore, un'educazione maggiore per arrivare ad ottenere dei buoni risultati. Una panchina azzurra ad Acqui Terme nella giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Fabrizio Mattana. Tanti bambini delle scuole acquesi hanno salutato presso l'area degli archi romani ad Acqui Terme l'innovazione della panchina azzurra dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità civili e militari e di rappresentanti delle associazioni acquesi. La panchina sottolinea non solo l'impegno della città termale nei confronti dei ragazzi e dei giovani, ma vuole lanciare un messaggio interculturale di pace e di speranza. Acqui, ha spiegato il vice sindaco Alessandro Lelli, che ha tagliato il nastro, ha aderito volentieri alla richiesta delle associazioni Cuore Giovani e SPAT e della Fondazione Morso e si è adoperato subito per giungere a questo traguardo, apprezzato anche dal Ministero dell'Istruzione e patrocinato dalla Regione Piemonte. Anche l'azzurro quindi colora da oggi l'area delle Archi Romani, che ospitava già panchine di altre associazioni. Panchina ha un suo colore, rappresenta un valore e tutti questi valori messi insieme in quest'area che è molto tipica per il comune di Acqui, la zona antichi romani, che racconta un po' la storia della città, dà la possibilità a tutti, sia ai turisti ma anche ai cittadini acquesi, di incontrare questi colori e di rimembrare quelli che sono i valori che trasmettono. È bello che donare alla nostra comunità un simbolo che richiami tutto quello che è il mondo giovanile, dai più piccoli, quindi dall'infanzia fino ai preadolescenti, agli adolescenti e ai giovani. E con quel simbolo lì la gente che incontra questa panchina deve proprio ricordarsi del valore che hanno i giovani nella comunità. Purtroppo sono sempre bersagliati, ma è anche importante dare il giusto valore ai giovani e ai ragazzi, perché sono il nostro futuro. Prima della benedizione, impartita dal responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Acqui, Don Giampaolo Pastorini, la giornata è stata allietata dai canti dei bimbi della scuola dell'infanzia Morso e dagli intermezzi musicali dell'orchestra della scuola secondaria di primo grado Bella. È seguito un rinfresco curato dalla Proloco di Ovrano in occasione dei 5 anni di costituzione
promozione dell'Associazione Cuore Giovane e nei 170 anni celebrati lo scorso anno della Fondazione Moiso. L'anno scorso erano i 170 anni della fondazione e quindi è stato un grande avvenimento perché fondata con decreto di Vittorio Emanuele II il 6 gennaio del 1853 e ancora oggi porta questa cura morale e fisica dei ragazzi con la scuola dell'infanzia. Tra poco ancora Fabrizio Mattana con la pagina sportiva, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.